Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento da Palazzo Cesaroni. Siamo nel centro video questa settimana con i consiglieri Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico. Buongiorno. E Raffaele Nevi Forza Italia. Eh, consiglieri, come sempre, uno prepara una griglia di argomenti da trattare, poi eh, l'attualità, diciamo, che irrompe. In questo caso, un evento che ha scosso. Eh, tutti quanti non può esimerci dal dedicare due parole a quanto successo nella notte di venerdì a eh, Parigi, perché a questo punto io credo sia una cosa che riguarda tutti noi: non eh, i francesi e, e la loro eh, guerra contro il Califfato, ma proprio la civiltà occidentale sotto attacco da parte del mm, terrorismo più eh, incisivo, più terrificante che si sia mai eh, verificato. Allora eh, non possiamo fare il minuto di silenzio, non avrebbe senso, però chiedo a Gianfranco Chiacchieroni e Raffaele Nevi, eh, più che al, al di là del loro ruolo di eh, politici, ma eh, proprio come persone una riflessione, un pensiero su questa eh, tragedia e sulle ripercussioni che ha su tutti noi. Ma sì, è l'atto di guerra più grave dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, dal 1945. Un atto di terrorismo pianificato e che si è abbattuto sulla Francia, su Parigi, lanciando un messaggio funereo su tutta l'Europa e appunto su, una, eh, su come l'Europa sta eh, poi tenendo il confronto con eh, questa realtà eh, che è l'ISIS, con questa realtà eh, che è questo estremismo islamico che eh, ormai appunto, sta eh, organizzando la sua presenza in vari scacchieri del nostro paese. Penso che bisogna combattere fortemente con tutti gli strumenti eh, questo estremismo, l'ISIS, queste organizzazioni militari e eh, penso anche che accanto a questo oh, dobbiamo sollecitare Fortemente, con energia, eh, le parti moderate dell'Islam a condannare questi atti. Eh, questo è un obbligo morale che lo dobbiamo fare tutti, eh, come rappresentanti delle istituzioni e anche eh, come appunto, mondo occidentale, con la nostra cultura eh, cattolico-cristiana, eh, che in qualche maniera appunto deve cercare di scuotere, di aprire questo dialogo eh, con la cultura musulmana e quindi far venire fuori eh, la parte moderata e, eh, perché loro innanzitutto debbono cercare di sconfiggere queste eh, manifestazioni di estremismo, di violenza, di terrorismo, di guerra eh, che sono appunto alla base di questi atti. Eh, che abbiamo visto in Francia e che stanno continuando eh, negli altri paesi, negli altri continenti. Basta vedere la Nigeria, basta vedere l'attacco al Kenya, basta vedere appunto tutti i vari focolai laddove queste forme di estremismo sono presenti. Nevi, dicevo, una situazione che ci riguarda tutti, quindi una riflessione su questo è indispensabile, sì. come è indispensabile anche agire in una determinata maniera. Chiacchieroni sì, ha già indicato. No? Oltre alla solidarietà alle, alle vittime, alle loro famiglie, occorre però fare una riflessione seria sulla eh, vulnerabilità che l'Europa ha mostrato, la Francia in particolare, Ma, insomma, eh, rispetto a questa organizzazione terroristica che evidentemente agisce attraverso strumenti ancora eh, nuovi, visto che non è stata minimamente diciamo, così, eh, rintracciata. Nessuna, nessuna notizia eh, della preparazione di questi attentati e quindi eh, una forma nuova che secondo me impone <coughs> di costruire una risposta più attenta, che non sono solo i bombardamenti così, diciamo, a pioggia, tra virgolette, ma eh, un'azione di intelligence mirata accanto ecco, alla costruzione di una politica <coughs> che coinvolga tutti quelli che eh, vogliono combattere contro questi terroristi, insomma contro l'ISIS. E quindi io penso che l'Europa debba rivedere anche alcune scelte, a cominciare dal rapporto con la Federazione russa, recuperando un po' lo spirito di pratica di mare, cioè costruire un ponte tra l'Occidente e le forze diciamo, sane. Eh, del, del orientali, anche nei paesi, diciamo, eh, musulmani, perché generalizzare e dire che questo è un atto dei musulmani contro i cristiani sarebbe una follia, quindi dobbiamo, come diceva anche Chiacchieroni e condivido, costruire un'alleanza con diciamo, il mondo musulmano moderato che ha subito diciamo, levato il proprio grido di, 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 di dolore per le vittime di Parigi e, e però, insomma, ecco, cercare di fare in modo che dalla semplice espressione di solidarietà si passi, ripeto, a una grande coalizione eh, che ci consenta, diciamo, di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per battere eh, questo, questo, o questa organizzazione chiaramente molto ben Strutturata. Adesso l'immagine di Obama che torna a parlare vis-à-vis -vis con Putin mi dà eh, l'input per parlare di una cosa. Proprio voi due consiglieri avete aperto una finestra internazionale dall'Umbria perché sull'Umbria ha ripercussioni. Questo fatto, le sanzioni alla Russia. Allora da voi due, proprio a firma Chiacchieroni Nevi, è partita una mozione per superare le sanzioni alla Russia. E fornire aiuto al tessuto produttivo umbro. Allora, che cosa sì, c'è dietro? Solo, non solo al tessuto produttivo. Noi parlavamo proprio anche della necessità di costruire un'alleanza contro il terrorismo eh, tra diciamo, le, 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 le forze occidentali e la Federazione Russa, ma non solo la Russia, anche la Cina, anche eh, Paesi, ripeto, arabi eh, che, che vogliono eh, diciamo, partecipare a questa grande coalizione. Poi. Abbiamo anche parlato del risvolto economico della, della questione. Ci sono imprese umbre che a causa delle sanzioni in Russia stanno perdendo quota importantissima di mercato a fronte di altre eh, imprese che magari vengono appunto dalla Cina o da altri paesi che stanno sostituendo le imprese italiane in Russia e per noi quello russo è un bacino molto importante anche perché eh, gli italiani sono sempre stati visti dai russi come mh, insomma partner economici molto importanti e quindi ecco eh, abbiamo fatto questa mozione per lanciare un piccolo segnale anche se sappiamo che l'Umbria non è che eh, ha particolari eh, possibilità di incidere su questo, su questo fenomeno, però insomma che dall'Umbria parta un messaggio di pace eh, che parli diciamo, a, al mondo intero ci sembrava una cosa diciamo, in linea con, con, con la complessità del, dei tempi che stiamo vivendo e quindi è stato ecco, facile profeta diciamo, anche il Consiglio regionale dell'Umbria perché proprio questa mozione parlava di queste problematiche. Chiacchieroni, eh, da qualche anno, voi siete qui anche dalla scorsa legislatura, eh, c'è un tentativo da parte dell'istituzione Regione di veramente salvare con ogni mezzo le imprese Umbre, perché qui eh, ci sono perdite da tutte le parti. Adesso parlavamo di questa politica economica che eh, potrebbe essere risollevata se si cambiano questi accordi, altre grida di dolore si lanciano un po' dappertutto e, e voi siete anche un po' impegnati in questo, nel rincorrere nel cercare strumenti per eh, sollevare di volta in volta l'agricoltura, la piccola e media impresa, no? anche perché la grande impresa purtroppo ormai eh, ce la siamo giocata negli anni scorsi, insomma purtroppo oggi siamo alle prese con quello che c'è da salvare. No? E questa è un po' la vostra direzione, cioè come siete orientati come politici nel, nei confronti dell'economia di questa regione? Eh, sì, innanzitutto questa iniziativa che era di politica internazionale mirava in questa direzione, come ha ribadito il consigliere Nevi, che ringrazio per aver sollecitato già da luglio una discussione in questo senso, che poi è stata una mozione di cui il Consiglio regionale ha assunto all'unanimità e ha fatto proprio e è diventato uno strumento anche di riferimento per altre regioni, come diceva Raffaele, la Toscana, le Marche e così via. Eh, perché appunto tutti gli spazi debbano essere eh, no, occupati, tutte le iniziative debbano essere tentate per eh, cercare di produrre appunto, elementi di economia, elementi di occupazione, elementi di innovazione e così via. Però oggi noi abbiamo uno strumento in più, siamo un po', come dire, eh, a, nella fase di sollecitare eh, il tessuto economico e produttivo. Umbro ad utilizzare appieno le risorse e gli stimoli che ci vengono dalla programmazione europea. Io sto facendo incontri in giro in tutta l'Umbria per presentare il PSR, i fondi strutturali eh, per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda il risparmio energetico, tutte queste opportunità che ci sono e eh, lo facciamo in maniera appunto da sollecitare eh, le imprese, le istituzioni, le associazioni ad esprimere nuova progettualità, eh, nuove iniziative, eh, chiamando in causa anche il mondo del credito che è tornato disponibile perché anche esso deve appunto, utilizzare eh, i risparmi che ci sono e che eh, non sono crollati, anzi, eh, nelle proprie appunto, disponibilità eh, per quanto riguarda istituti di credito, per quanto riguarda... Appunto, no, altri soggetti eh, che eh, gestiscono il risparmio. E quindi tenere insieme questa Umbria, ma tenerla con una nuova progettualità, con nuove iniziative imprenditoriali. Oggi ci sono le possibilità, c'è un miliardo e mezzo a disposizione della programmazione europea. Questo l'abbiamo messo insieme anche grazie al grande lavoro che le nostre imprese hanno fatto. perché nella riconsiderazione delle risorse da attribuire alle regioni si parte sullo storico, quindi se il cavallo ha bevuto come si diceva, cioè a dire se sono state utilizzate risorse pubbliche, partendo da queste si può eh, programmare una nuova eh, settennato che è quello che stiamo gestendo 2014-2020, non solo appunto agricoltura ma anche servizi, opportunità per le imprese artigianate, per le piccole e medie, per i servizi e così via. Si tratta di mettere in campo una nuova stagione di creatività progettuale per quanto riguarda il tessuto delle imprese, per quanto riguarda e gli enti locali devono riuscire ad accompagnare eh, le imprese in uno sforzo eh, di creatività. E, e di sviluppo. Questo è il senso della nostra iniziativa che con Raffaele ormai conduciamo eh, da più di cinque anni in maniera unitaria. Eh, prima era in una fase molto difensiva cercando di contenere no, eh, i dati negativi eh, della, della crisi. Eh, cercando appunto di dare sostegno, solidarietà e così via. Oggi abbiamo anche un po' di risorse per cercare di programmare, di progettare. Io invito tutti a andare in questa direzione e a fare questo sforzo, che è uno sforzo che riguarda appunto il complesso della società, eh, che sono eh, le forze economiche, eh, le istituzioni, i servizi e eh, tutti coloro i quali possono fare qualcosa. Questo è il quadro nel quale... Oggi eh, stiamo appunto conducendo la nostra azione istituzionale. Cambio pagina. L'Umbria ha un problema che riguarda l'ambiente, riguarda i rifiuti in particolare, ed è un problema di grande attualità. Dopo l'interdittiva antimafia del prefetto. E, e dopo che anche c'è stato un no della sovrintendenza al previsto ampliamento della discarica di Orvieto. Allora riparto da Nevi perché questo tema non ha ancora in vista una soluzione come è un problema piuttosto grosso? Sì, no, diciamo ringraziando il cielo, abbiamo un grande sindaco di Perugia che ha diciamo impegnandosi molto eh, cercato di risolvere eh, di mettere un po' in sicurezza la Geseno che è comunque la più grande azienda di servizi della nostra regione e la nomina del nuovo amministratore delegato in Dante De Paolis mi pare che possa eh, garantire eh, rispetto alla serietà, alla correttezza, alla trasparenza dell'azienda da qui al prossimo futuro andrà accertato ma questo è compito della magistratura quello che è successo nel passato io spero che tra l'altro le accuse si ridimensionino perché significherebbe diciamo che in Umbria non ci sono gravi problemi come invece appare dall'inchiesta rimane il fatto che andrebbe Diciamo, capito meglio uh, come mai uh, le amministrazioni precedenti abbiano uh, ceduto così diciamo, facilmente questo 10% mantenendo il 45%, cioè una quota di minoranza uh, per, i, per il pubblico. Ma questo diciamo, ci interessa fino a un certo punto, quello che ci interessa è mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile l'azienda. Mettere persone per bene, persone serie a gestirla e cercare diciamo, di arrivare anche all'eliminazione eliminazione della interdittiva eh, antimafia che giustamente il prefetto ha nell'immediato eh, disposto. Nel frattempo c'è stata questa altra notizia del no, della sovrintendenza all'ampliamento della discarica di Orvieto e questo mette in luce un altro tema che noi abbiamo sollevato, che ormai solleviamo da cinque anni a questa parte, che è quello di mettere in sicurezza il nostro sistema di gestione dei rifiuti attraverso la chiusura del ciclo che non sia solo il portare i rifiuti nelle discariche, anche perché siamo fuori da quelle che sono le indicazioni anche europee. E questa uh, questione della discarica nelle grede di Orvieto ci dice che basta poco per uh, eh, creare un problema molto importante al complessivo sistema di gestione dei rifiuti in Umbria, eh, con anche il rischio di andare in emergenza. Quindi, ecco, uh, io spero che queste vicende, la Gesenu da un lato, e la, uh, quella di Orvieto dall'altro ci indugano finalmente a trovare una soluzione stabile, strutturale eh, e possibilmente economicamente più vantaggiosa per gli Umbri e ambientalmente eh, compatibile, fermo restando che chiaramente un sistema eh, che, che è eh, totalmente compatibile con l'ambiente probabilmente non esiste perché i rifiuti li produciamo da qualche parte o conferendoli in discarica, cosa che secondo noi va invece eliminata, o attraverso una valorizzazione energetica bisogna in qualche modo... Uh, trovare, uh, trovare uh, una soluzione. Uh, questo uh, tema l'ho riproposto anche l'altro ieri a seguito appunto di questo provvedimento della sovrintendenza, questo, di questa, insomma, no, provvedimento perché non è stato un provvedimento, ma insomma questa espressione di parere negativo fatto nella conferenza dei servizi, adesso vedremo la giunta regionale <coughs> come intende eh, rispondere a, a questa problematica, speriamo che non risponda come ha risposto eh, nel recente passato, cioè eh, dicendo adesso vedremo, faremo. E, e purtroppo i problemi si sono incancreniti, e, e ancora ripeto: oggi non abbiamo un sistema di smaltimento che, sta, che, che sia sicuro e economicamente vantaggioso. E Chiarone, questa chiusura del ciclo dei rifiuti è ancora un problema da risolvere. Vorrei ricordare in Umbria, intanto, non siamo in emergenza per quanto riguarda i rifiuti. Che Geseno è una delle più grandi aziende nazionali di questo settore e non solo, basti ricordare che metà del Cairo era gestita prima dalle vicende interne dell'Egitto, dalla stessa eh, capitale dell'Egitto, dalla stessa Gesenu e appunto ha un management importante. Spero, come dice il consigliere Nevi, che si risolvano le questioni aperte sotto il profilo eh, appunto, giuridico oh, e quindi del, del percorso appunto, che la magistratura inquirente sta eh, portando avanti, che anche con un, no, verificando, appunto, eh, lo speriamo tutti, la correttezza delle procedure e così via. Detto questo, naturalmente, noi in questi anni abbiamo spinto molto sulla raccolta differenziata. Eh, non è unanime dappertutto, c'è cioè chi l'ha fatta di più, chi l'ha fatta di meno, chi era più sensibile a questo tema, chi di meno, però oggi grazie a una politica anche di premialità questa raccolta differenziata sta conoscendo eh, dei risultati importanti, bisogna continuare e poi bisogna anche trovare le soluzioni eh, che in qualche maniera ci fanno arrivare a quella che può essere la chiusura del ciclo. Si diceva di eh, concertare insieme con altre regioni, queste può essere una possibilità, insomma si sta valutando tutte le ipotesi che ci sono eh, sul, sul tappeto, la moderna tecnologia ci mette a disposizione nessuna esclusa, penso che sia questa la strada da perseguire e eh, dobbiamo continuare tutti insieme in maniera unitaria eh, con questo lavoro di eh, maggior impegno sulla differenziata e anche eh, cercare appunto di eh, sciogliere i nodi che sono eh, che hanno caratterizzato questa vicenda Geseno, che ripeto, è una rimane una grande azienda del panorama italiano per questo settore della nettezza urbana. E tutta l'Umbria auspica che non ci siano eh, eh, inquinamenti di vario genere, di vario tipo. Cambio pagina nuovamente e vi chiedo ad entrambi di spiegare. Eh, al sottoscritto e a chi ci ascolta la convenienza di una stazione a alta velocità ferroviaria nelle località di cui si sente parlare ovvero sia chiusi Farnetta di cortona e allora diciamo per chi eh, ci pensa su e dice ma perché dovrei andare lì perché convengono queste stazioni anziché un'altra soluzione posto anche che e lo aggiungo su affari e finanza di stamattina c'è un um, del treno Italo che con un aggiornamento tecnologico e quindi eh, potrebbe far transitare anche dentro l'Umbria, quindi su rotaia normale, un treno a 250 km/h. Se non vado errato. Però prendiamo la questione per com'è, cioè ipotesi di stazione ad alta velocità media Etruria che non piace a tutti? Riparto da Nevi. Ma allora <coughs> facciamo innanzitutto semplifichiamo le cose perché altrimenti eh, i cittadini giustamente rischiano di non capire. Una cosa è l'alta la velocità direttissima che per semplificare è Roma-Milano-Napoli. Eh, quello è un treno che nel futuro viaggerà a più di 400 km orari e può viaggiarci solo in virtù del, del, del fatto che siamo su un'infrastruttura la direttissima che ha particolari eh, caratteristiche. Eh, in base a queste caratteristiche il treno, velocissimo diciamo, può viaggiare su eh, questa rotaia. E questo è un treno che non può entrare nelle stazioni, perché per entrare nelle stazioni tradizionali e normali deve rallentare, e deve riaccelerare e perde un sacco di tempo quindi diventerebbe una sorta diciamo di treno normale quindi questo non è un treno normale l'unica cosa che può fare è fermarsi per pochissimi eh, minuti eh, due tre minuti a una stazione dedicata come c'è eh, nella media padana nella media valle padana eh, che ha funzionato molto bene e che eh, fa sì che questo treno venga intercettato da, 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 da più utenti rispetto a come è adesso, che si ferma solo a Firenze. Eh, nel tratto tra Roma e Milano si ferma solo a Firenze. <coughs> quindi media Valle Patana stanno facendo la stessa operazione nella parte tra Roma e Firenze e quindi media Etruria. Perché conviene. Farneta agli Umbri rispetto a, a Ricutino è molto semplice perché ci vuole meno tempo per raggiungerla. Eh, ci vuole meno tempo da Perugia, ci vuole anche poco tempo dal resto dell'Umbria. <ride> e quindi eh, mettere la stazione a Farneta di, Cre di, di Creti, che sarebbe Cortona, sostanzialmente molto vicino al Lago Trasimeno, sarebbe molto importante perché. Eh, in quella stazione potrebbero affluire tutti gli utenti di tutta eh, l'Umbria con poco tempo, senza rendere conveniente invece recarsi a Roma, per esempio da Terni, ma anche da Marciano, da Todi, da Massa Martana, dalla, dalla Merino, anche da, dal, dalla parte di là di, di Orvieto, l'Alto Orvietano, eccetera. Eh, Rigutino è una stazione che sta invece a Arezzo e quindi sarebbe molto più lontana dall'Umbria e renderebbe sconveniente per la metà degli Umbri di recarsi eh, lì piuttosto che a Roma, insomma, ecco, quindi eh, recarsi a Farneta per gli Umbri, significa impiegare, lo stesso gli Umbri del sud, diciamo, significa impiegare lo stesso tempo che mettono per arrivare a Roma con la differenza che poi c'è un'ora di viaggio di meno e quindi chiaramente si recupera un'ora e quindi è molto molto importante. Questo per collegarsi all'alta velocità, all'altissima velocità. Poi c'è tutto un discorso di riorganizzazione del, dei treni, diciamo... Eh, a media velocità eh, che sono molto importanti che viaggeranno in futuro attraverso adeguamenti infrastrutturali a 230-240 km/h e quelli possono essere invece molto importanti per fare in modo che ci sia la possibilità di arrivare in treno anche dall'Umbria nel resto d'Italia in tempi molto più brevi rispetto a, ad oggi insomma e a muoversi anche all'interno dell'Umbria oggi eh, sappiamo che per recarsi a Perugia da Terni è un affare molto complesso. Ecco, quindi questa è una risposta però diversa per un altro tipo di utenza e per eh, eh, cose che sono diciamo, di, diverso, di diverso anche impatto economico. Quel, quel biglietto lì dell'altissima velocità costerà 100 euro a persona, quell'altro costerà 50. Insomma. Risposta esauriente, consigliere Nevi, anche perché abbiamo sperimentato di persona che si va velocissimi a Milano e poi ci vuole un'ora e 20 per sì. raggiungere Torino perché per entrare nelle stazioni poi si blocca anche la freccia rossa. Chiacchieroni, poi c'è anche il problema che l'ANAS sta facendo lavori su cinque viadotti della del raccordo Perugia-Bettolle. Quindi anche per raggiungere comunque la Toscana deve, deve filare liscio anche quello che sta accadendo sulle nostre strade. no? Sì, ma io ho visto con soddisfazione che sabato pomeriggio stavano lavorando, quindi la turnazione che noi abbiamo sollecitato avviene e quindi sta procedendo con impegno questo lavoro che noi vediamo con soddisfazione. Abbiamo presentato una mozione con altri consiglieri, eh, spero che sia condivisa da tutto il Consiglio regionale per questa variante eh, che eh, porti fuori la Perugia appunto il traffico che attualmente è nelle quattro gallerie e che colleghi attraverso la zona di Madonna del Piano all'area del Silvestrini quindi anche questa potrebbe facilitare eh, l'accesso alla stazione dell'alta velocità. C'è un dato, eh, pur co condivido tutte le affermazioni sul piano tecnico e eh, sul piano della politica. Dei trasporti ferroviari che diceva il consigliere Nevi, aggiungerei una cosa uh, che è stata appunto notizia di questi giorni: che la uh, convenienza e il successo uh, della stazione Media Padana che è nei pressi di, di Reggio Emilia, uh, nel territorio di Reggio Emilia, è dovuta al fatto che è raggiungibile direttamente con le auto perché. L'altissima velocità, eh, gli utenti la prendono raggiungendola in maniera molto diretta in auto, e questo appunto eh, fa di questo servizio, di questo trasporto, un tutt'uno appunto con eh, la gomma, con la strada. E quindi, da questo punto di vista, anche tutte le argomentazioni che dicono che ci si arriva con il treno e così via, eh, dall'esperienza eh, di. di eh, proprio di, di questa struttura, di questa, appunto, questo treno italo, eh, viene considerata importante il raggiungimento degli utenti attraverso le automobili, così come avviene per quanto riguarda la stazione Media Padana. E questo è importante anche per la collocazione eh, di questa fermata. Noi ci stiamo battendo insieme con i comuni del lago Trasimeno, insieme con tante istituzioni per questa soluzione. Io sono andato a discuterla in Toscana, a Chiusi, eh, e quindi voglio dire che questo è un elemento di mediazione fra chi sostiene appunto, la zona di Chiusi, chi la sostiene più vicinarezza e così via, questa è una soluzione che potrebbe andare bene a chi gestisce questa infrastruttura e può andare eh, molto bene ai cittadini umbri, perché poi avvicino alla Città che esprime più utenza, cioè il capoluogo di regione che è Perugia. Questo è il punto sul quale noi dobbiamo appunto insistere, perché l'utenza viene soprattutto da Perugia. Qui c'è un'area di oltre 300.000 abitanti, eh, no, che è il comprensorio, l'area del territorio di Perugia e quindi più è vicino a quest'area la fermata e più ha successo. E questo appunto, è una convenienza reciproca. Siamo convinti di questo. e Portiamo avanti questa soluzione. Ringrazio il consigliere Gianfranco Chiacchieroni e il consigliere Raffaele Nevi. Il tempo è scaduto, appuntamento ai telespettatori per la prossima puntata tra sette giorni.